Gentili amici, eccoci qui al Tre Fontane, prima giornata di Hockey Elite Lazio, esordio nel massimo campionato contro la Tevere Eur. Palla che passa da quest'altra parte, mette in mezzo, ancora Brocco, la mette in mezzo e niente, riesce la formazione della Tevere. Palla che viene giocata al centro, c'è il tiro e ottimo questa prima respinta di Matteo, maglia gialla, attenzione perché c'è un ottimo stop, poi la mette in mezzo, c'è una partite, palla che arriva, c'è il tiro, palla che termina fuori, c'è l'altra respinta di Matteo e poi c'è il fallo più ruba palla ora ottimamente sulla destra, serve al centro, attenzione perché c'è l'opportunità per la Lazio, c'è il tiro in mezzo e la respinta del portiere. Ma siamo quasi allo scadere, 15:46, ricordiamo che per battere il corto il tempo si ferma. Penso che dopo questa azione ancora Palombi mette in mezzo, corto e corto va allo scadere. Giulio mette Gonzales, c'è il tiro, la parata, rigore, calcio di rigore per la Lazio. C'è un calcio di rigore a favore della formazione biancocelesta, quindi questo è non è rigore, rigore. Vediamo, è corto. C'è il tiro. Ci sembra il numero 8, infatti. Perché tutti abbracciano 88, scusate. Guiducci, quindi risultato che cambia proprio allo scadere, entra bene in area, attenzione, lo fanno passare troppo, c'è questo intervento e poi Palombi controllata da Gonza, fa ripartire, fa correre Silvetti contro Vici e la palla è ancora Silvetti, entra in area, supera anche il portiere, rigore, rigore, calcio di rigore. Gonza Castiglio contro il portiere della tiro gol spiazzato 2-0 Gonzalo Castiglio, Lazio 2, Tevere 0. Di questo lungo, attenzione perché c'è questo controllo di Garrone, c'è corto, non ha potuto far altro che non possiamo riprendere tutto. Questa palese, il tiro è ottimo, la parata, attenzione sulla respinta, è ancora! È purissimo! Enrico! Gol spiazzato e quindi Dussi! Buona questa iniziativa di Claudio! Che si avvicina, c'è questa palla per Silvetti che tira fuori. Una combinazione, palla passa, c'è ancora, c'è il tiro, è ottima la parata. Tevere che ora si accentra, Palumbo, attenzione, e il banda via. Ancora Palumbo, palla che viene controllata. Palla che gira, cioè cammina sulla linea. Prendela perché è tolto veloce ancora. C'è questa cosa, c'è corto, terzo corto ancora per la Lazio, Ardo, c'è Tobias, palla che viene raggiunta, c'è il tiro e ancora la parata di Dagai che è molto bravo, ma viene ancora rigiocata in mezzo, è ancora Dagai. Tevere che ora sta producendo il massimo sforzo, sempre Demmer, ma entra in area, la mette in mezzo, c'è questo passaggio, la parata di Palombi. Che cosa c'è? Un corto a favore della Lazio, del Tevere.
terzo corto, quindi si andrà oltre il minuto di recupero. C'è il tiro e ottima questa, diciamo, parata di Claudio Brocco, che evita che la palla arrivi agli attaccanti. Ora Crema, che un altro corto, ma quindi si arriverà presumibilmente al 17. C'è il tiro e il gol. Giocato male, anzi è stata molto applicata e attenta, attenzione, perché c'è Palombi che ora va sulla destra, addirittura entra in area, supera tutti e palla che va fuori. Bravissimo Giacomo, bravissimo. E finisce qui 2-2 fra Lazio e Tevere Euro. Ottimo esordio della formazione biancoceleste contro i più preparati ragazzi di Chionna.